Bene amici del Salto Cuore, eccoci qua ancora all'IFA di Berlino, siamo allo stand Sony, abbiamo appena terminato la presentazione ufficiale del CEO di Sony. Sono stato fermato da un ragazzo che mi ha fatto vedere una cosa che non vedevo da tempo, ovvero un Walkman, come potete vedere anche con tecnologia FC integrata, insomma un Walkman non se ne vedono da tanto tempo perché ormai sono stati sorpassati da smartphone e quant'altro, ma devo dire che questo Walkman è davvero interessante. Andiamo a vedere un attimino qualche funzione. Abbiamo il DSE HX e il Clear Audio, che sono due funzioni un po' come il Boom Sound che si poteva abilitare o disabilitare sugli HTC, insomma per aumentare la qualità audio e quant'altro. Davvero molto buona la qualità audio. Abbiamo anche la possibilità tramite lo slot SD di ampliarla fino a 128 GB, bilanciere del volume e il tasto per lo sblocco e lo sblocco e unblocco del prodotto. Lo schermo è uno schermo TFT molto bello, possiamo andare praticamente nelle varie opzioni, oppure con il tasto back ritorniamo nella musica, tasto destro andiamo avanti, andiamo indietro, oppure sopra e sotto andiamo a scorrere i vari album, tasto centrale per andare poi a interagire con la canzone. L'ho provato per circa una decina di minuti, devo dire che ha un ottimo suono, anche la costruzione tutta in metallo, davvero molto buono. Iris Audio, anche qui questo loghettino che tra l'altro è stato anche sponsorizzato durante la presentazione del CEO Sony. Per questo breve video su questo prodotto un po' particolare che non si vedeva da tanto tempo è tutto, vi invito a seguirmi ancora all'IFA, oggi purtroppo starò soltanto il 2, non farò altre giornate, adesso cercherò di andare a fare la recensione per quello che riguarda il comparto dello smartphone, il tanto atteso Sony Xperia Z5. Per Alessandro Trequard è tutto e al prossimo video, ciao ciao!